over si aggiudicano con una prova di grande carattere l'inedito derby contro Finale Emilia dell'ex tecnico Giacomo Bregoli davanti ad un pubblico delle grandi occasioni. In avvio la tensione si sente su ambo i fronti ed il punteggio ne risente muovendosi a rilento. È l'ottima Bellodi a suonare la carica. Le piovre accelerano sull'asse Zanoli-Brevini e colgono il massimo vantaggio sul 12-18 al termine del primo quarto. Nelle locali si mette immediatamente in luce un Todisco che al termine della gara risulterà l'unica di finale in doppia cifra. Nel secondo quarto la difesa dell'Acetum alza il proprio bastione. Cavezzo si ritrova a condurre con addirittura 14 punti di vantaggio sul 17-31 al 19esimo grazie alla tripla di Balboni. Ad inizio ripresa una scatenata Calzolari con 7 punti consecutivi a mantenere a distanza di sicurezza le giallonere, mentre dall'altra parte del campo Barlatti e Pincella tentano invano di far rientrare a contatto finale. Il trend della gara, nonostante gli sforzi delle ragazze di coach Bregoli, non cambia più e l'Acetum chiude il terzo quarto sul 33-51. L'ultimo parziale si apre con i canestri di Balboni e Brevini, MVP di serata, malgrado un lieve infortunio alla caviglia. Cavezzo scollina le 20 lunghezze di vantaggio e gestisce senza patemi, giocando con il cronometro sino alla sirena conclusiva, cogliendo il secondo successo consecutivo in altrettante gare disputate. Le piovre mantengono dunque la vetta della classifica in coabitazione, mentre per finale l'appuntamento con la prima vittoria stagionale è rimandato. Il prossimo appuntamento per Capitan Zanoli e compagne è in calendario per il prossimo 20 ottobre fra le Muramiche contro la BSL San Lazzaro con Palla 2 alle ore 20:30.